Ciao a tutti. Allora, abbiamo una nuova release, questa volta una release molto importante, più delle altre. Questa è la numero 8. Allora, come al solito andiamo a fare un copia e incolla. Io ho fatto un central C, central V e abbiamo sovrascritto tutti i file. Cosa abbiamo inserito di nuovo? Allora, siccome quasi tutti i premium si sono lamentati del fatto che la licenza bisogna inserirlo per ogni plugin e questo era macchinoso, insomma, dava problemi. Ora ho inserito la licenza in un unico posto e la trovate qui nella cartella MQL4 Files Sinfonia Licenza. Anche se è un file di testo dove c'è la licenza in chiaro, che ovviamente è criptato, questa licenza è vostra, dedicata, ok? È dedicata al vostro conto, quindi pure se se lo prendono, se se lo dovessero rubare, non ci possono fare nulla perché è dedicato al conto. Infatti, quando io vi chiedo di inviarmi i dati per fare la licenza, vi chiedo sempre di inviarmi questi due dati, meglio se mi fate uno screenshot in modo tale che io inserisco esattamente questi valori, ok? Senza questi valori non si può usare o utilizzare la licenza. Poi ho inserito un template che è questo che vi ho fatto vedere, è un template Sinfonia, eccolo qua. Così che quando andrete in test con Sinfonia avrete direttamente questo template bianco, non più quello con la griglia che magari dà problemi ogni volta e tutto il resto. Quindi è più comodo, più veloce, ce l'avete già e sta a posto. Quali sono le modifiche? Le modifiche che abbiamo fatto, ho reso molto più accurato le mastaz. Questo perché praticamente qualcuno mi ha chiesto, ma non è proprio precisissimo, effettivamente non era proprio precisissimo. Allora adesso ho fatto un'altra cosa, vi ho potenziato le mastaz in modo tale che nel momento in cui mettete il valore vi fa vedere direttamente la EMU a ogni cambiamento, in più vi dice. Ho aumentato le statistiche e vi dice per esempio che nel range da 61 a 90 ci sono stati dal 1º febbraio 2006 236 volte con un minimo di 38 pip di gain. Allora, per chi non conosce Mastaz serve per avere un riferimento statistico dettagliato della tecnica stretch, ovvero stretch, così, massimo allungamento, quindi gain. Ok? Dal momento in cui tocca la media al massimo valore, al momento in cui ritocca la media, abbiamo questa tecnica che si chiama tecnica stretch, inventata dal sottoscritto. Ovvero che si basa sul fatto che tutti i movimenti tornano verso la media. Quindi, considerando quello che vi ho appena detto, in questo caso noi avremo uno stretch di 229-230 punti e abbiamo una statistica che va, per esempio, da 211 in poi sono 109 volte, quindi questo sarà una di quelle, con dei frame a un'ora. Con 63 pip di gain, ok? Quindi vuol dire che minimo noi avremmo un gain di 63, in questo caso ne abbiamo 82. Quindi se voi ad esempio andate a questa data, il 29/10/2013, andrete a vedere che c'è un movimento, allora 29/10/2013, ci andiamo subito, 29/10/2013, 10, eccolo qua. 10 2013, 8 9 10, eccolo qua.
Dunque, alle ore 9, 7, 8, 9, ecco qua, no, il 29, 10, scusate, alle ore 9, eccolo qua, esattamente qui, abbiamo avuto un gain di 63 punti. Infatti noi da qui avremo un gain qua, all'incirca di 63 punti. Questo è più preciso ovviamente. E qui abbiamo avuto uno stretch precisamente di 294 pip, ok? Quindi superiore a 211. Questo l'ho reso più preciso possibile, più preciso di così non si può. Per esempio, se voglio controllare una EMA 23, eccola qua, ad esempio ho una statistica un po' più, ad esempio, 5 minuti, vedete, un po' più ritagliata, no? Siamo su euro dollaro, EMA 23, statistica 24/9/2015, no? Quindi avremo la possibilità di decidere quale range o EMA utilizzare con quale time frame. Ok, questo è uno strumento che vi aiuta a fare questo. Poi vediamo un po', ho inserito il livello sull'ATR consigliato da un utente, il quale mi ha chiesto se potevo inserire nella volatility per l'ATR, eccolo qua, un livello oltre il quale posso considerare una volatilità, al di sotto no. Ad esempio 5 minuti ho messo, se in questo caso avessi l'ATR periodo 14, livello già l'ho messo, eccolo qua, sotto questo livello per me non c'è volatilità, sopra questo livello c'è volatilità solo quando è in rialzo. Così no, così sì, così no, così sì, e via discorrendo. Ma sotto questo livello non c'è volatilità. Poi, quindi come vi dicevo, la licenza l'abbiamo inserita in un posto solo, automaticamente nel momento in cui andrete ad utilizzare, facciamo subito un esempio, andrete ad utilizzare una licenza, quindi con o senza, allora ad esempio io, se io non avessi il consigliere, quindi l'expert advisor, e volessi utilizzare Trenco solo come indicatore, no? Andiamolo a vedere, eccolo qua, Trenco che è a pagamento, nel momento in cui lo vado a inserire lui mi dice che non lo posso fare perché è con la licenza premium, va bene? Indipendentemente se io ho l'expert advisor o meno, perché i plugin possono essere utilizzati sia come indicatori che come operatori plugin per le aperture. Io posso utilizzare pure il plugin solo che per farmi vedere le frecce e per un'operatività manuale. Questo è il potenziale di questo framework. Quindi in questo caso io avrò la possibilità di inserire la licenza in un posto solo e quindi per tutti. Andiamola a vedere. Adesso io metto l'expert advisor per farvi vedere la scritta premium o sponsored. Ad esempio, se io vado a mettere la DX che ha un future rebel che è a pagamento, ok, io ci avrò, vedete, sponsored la DX perché ho una licenza, in questo caso di default, che è una licenza. Se io la vado a cambiare la licenza e ci metto una licenza premium, ok, la prendo, la vado a inserire, sovrascrivo, chiudo, salvo, senza aggiornare nulla, io nel momento in cui vado a cambiare il time frame, quindi a ricaricare in questo caso l'indicatore, vedete, mi dice che è premium. Ecco, a questo punto posso inserire pure Trenco, ok? Quindi la licenza è attivata. Sappiamo che la licenza dobbiamo inserirla in quel luogo, in quel file, ovviamente sovrascrivendo, cancellando tutto e inserendo il nuovo codice,
così che avremmo automaticamente la licenza attiva. Ok, ora mi voglio soffermare su un punto molto importante che è questo. Molti di voi mi chiedono, sì, ma come posso fare i test? Che test posso fare? Come li posso fare? Cosa ci devo mettere? Cosa devo utilizzare? Ma questo non dipende da me, questo dipende dalla strategia che volete operare. Allora, adesso vi spiego come fare una strategia. Ad esempio, io voglio che una strategia mi entri in questo punto e mi esca in quest'altro punto. Ok? Stessa cosa che mi entri qui e magari mi esca più sotto possibile. In un mondo perfetto questo sarebbe il top. Mi deve rimanere fermo in una zona flat, ok? E mi deve riprendere poi. Allora, diciamo che questa strategia mi deve entrare in un momento di volatilità. Vediamo un po' la volatilità, che è sicuramente è legata al volume. Vedete? Più è alto il volume e più avremmo. Questa è tutta una zona flat. Questa qui, io quindi questa zona qui la devo intercettare, così come devo intercettare quest'altra zona flat ed entrare solo quando ne ho realmente bisogno. Allora, vediamo se con una media mobile settata a dovere riusciamo ad avere, come dire, un riferimento per questo movimento. Ok? Ad esempio con una media settato a 15, magari no, diciamo 120. Allora, superato a 120, io so che da questo punto per me è long, da questo punto è short, quindi sarà così. Il trend così, ok? Ora ovviamente devo evitare, così facendo, mettendo un trend con questa linea, con questa media, avrò un excursus long e un excursus short da questo punto, però lo short vorrei che mi partisse un po' più sopra, ok? Quindi io questa media la devo accorciare, magari da 100 posso passare a 70, ok? Così che l'excursus mi aumenta. Questa è tutta una zona che viene intercettata come flat, potremmo, in questo caso arriva qui, quindi operato in questo movimento posso alzarlo un altro po', vediamo un po' se magari inserendolo. Ok. Quindi diciamo che questo è l'excursus che più o meno mi ci può stare. Quindi da questo punto sarò long. Avrò un trend up, da questo punto a questo punto avrò a questo punto avrò un trend down, no? Ok. Ora, come faccio io ad entrare? Io una volta che ho scelto il trend, ho definito il trend, io devo dire alla mia strategia un punto di ingresso. Per esempio, potrei utilizzare una price action e gli potrei dire che mi deve fare un ingresso dal momento in cui mi supera l'alto del precedente di almeno 3 pip, ok? Per avere un movimento, uno spunto. Quindi abbiamo detto l'SPO, iniziamo con il trend, abbiamo detto un trend a 30 periodi con dei livelli, un canale del 50. Quindi andiamo a prendere il nostro trend moving average, ok? Mettiamo un 30 esponenziale, canale 5 centimetri,
5 pip, time frame lo stiamo studiando su 15 minuti, mettiamo time frame 15 minuti. Usi IntelliTrend, sì, perché gli abbiamo detto che per noi sarà qui short, quindi l'IntelliTrend ragiona proprio in questi termini. Ok? Quindi ho attivato il nostro trend. Andiamo a mettere pure il nostro Expert Advisor con i valori default che io ho riassettato, perché alcuni di voi hanno avuto dei problemi. Quindi mi ha cancellato le due linee perché, vedete, remove all object, rimuovi tutti gli oggetti. In questo caso posso mettere no per fare un'analisi in modo tale che lui non me lo cancella. Come abbiamo detto, serve per avere più velocità di calcolo. Ora, per esempio, potrei dirgli che mi deve entrare solo, in questo caso solo long, quando ho un excursus di price action di 3 punti. Quindi vado a mettere il plugin SPO. Allora, abbiamo detto prima il trend l'abbiamo messo, adesso andiamo a mettere l'SPO price action per un time frame di 15 minuti, un excursus di 3 pip. Cosa abbiamo inserito? Tutti gli SPO adesso avrete queste tre opzioni. Io questo l'ho modificato perché molti di voi hanno avuto problemi. Quindi io mi aspetterò che avrò un segnale long, mi aspetterò che avrò un segnale short, long, short, long, short, ma mai long, long, oppure mai short, short. Avrò sempre solo un up and down, up and down. Poi abbiamo il multisignal che useremo in questo caso, quindi potrei avere più segnali. In questo caso con la price action potrei avere più volte segnale di ingresso, perché più volte potrebbe superare i 3 punti, i 3 pip, e quindi potrei avere e sfruttarli. Ok? Poi continuum invece, dal momento in cui ho il superamento di quei 3 punti, per me sarà sempre long e quindi lui mi aprirà costantemente. A che serve sto continuum? Il continuum, innanzitutto, come mettiamo multisegno? Il continuum serve per adesso ve lo spiego. Se io attivo, vedete qua, un range minimo, cioè se io gli dico che tra un'apertura e l'altra ci deve stare ad esempio minimo 10 punti, ok? Lui, aprendomi costantemente, l'expert advisor accetterà solo le aperture tra l'una e l'altra che distano 10 punti, ok? Quindi va a creare una griglia positiva, un'anti-martingala. Se io per esempio gli dico usa l'esponenziale, quindi aprirà solo long verso l'alto e solo short verso il basso. Ecco qua perché si utilizza il minimum range of trade. Perché se io vado a settare continuum, quindi se io avrò il plugin che mi aprirà costantemente da qui a qui, io avrò aperture a range, ok? Mi creerà una griglia, in questo caso, fino a quando avrò il trend a favore, una griglia mi proverà, una griglia che mi darà questa sempre, ovviamente sempre long. È una tecnica che viene spesso utilizzata per le volatilità e che è giusto inserirlo. In questo caso io ho messo multisignal, quindi lui aprirà più volte quando supererà di 3 punti, no? La barra precedente. Ok, ora dobbiamo uscire. Come faccio ad uscire? Io gli dico di uscire quando, ovviamente, quando ho il cambio di trend, quando il trend mi cambia. Quindi se noi abbiamo messo 30
e 5 di canale, andrò a mettere un SPC, quindi una chiusura con il moving average, con un canale da 30, scusate, un periodo da 30, un canale da 5, time frame 15 minuti, ok, con uno shift di 1, anzi mettiamo un shift a 0, ok. Quindi abbiamo anche la chiusura. Nel momento in cui io vado a verificare che ho messo tutto correttamente, quindi qua ci abbiamo tutto ok, multi va bene, shift ok, senza take profit stop loss, perché adesso metteremo, poi quando andiamo in test utilizzeremo un trailing. Io vi consiglio sempre di mettere il break even e il trailing per le volatilità. Ricordate che se utilizzate un robot, il robot deve proteggersi, altrimenti possono succedere dei problemi. Ok, dopo che ho visionato e ho controllato un'ultima volta, vado a togliere questo flag in modo tale che mi cancella tutti gli oggetti in automatico. Okay. Vado a vedere il 2 agosto, tra il 2 e il 3 agosto ho fatto la mia analisi, quindi andrò sul 2 e il 3 agosto per verificare che la mia analisi sia corretta. In questo caso andrò a salvare questo template, lo salverò come test 1 in modo tale che avrò un riferimento per il momento. Vado in test, ok? Proprietà expert, resetto i valori di fabbrica e andiamo a mettere un break even a 5 punti 0, un trailing a 10 con una distanza di 8, senza chiusura parziale, mettiamo un sincro yes, ok, avvio no, perché devo mettere dal 2 al 3 agosto. Abbiamo detto agosto 2 agosto 3 agosto no 3 agosto sì vabbè non ci sto luglio agosto 3 agosto perfetto, riduco la velocità, avvio, mi vado a caricare il template test, eccolo qua, in modo tale che ce l'ho già posizionato, magari tolgo il volume che avevo salvato, in questo caso non mi serve. Io lo metto in opera, faccio così, siccome voglio essere preciso, quindi tolgo il volume, risalvo il template da questa posizione, sì, torno sul test e ricarico il template senza volume, ok, così siamo esattamente nel periodo che ci interessa. Andiamo a vedere se lavora come vogliamo noi. Ovviamente noi non vedremo le frecce, perché? Perché cancelliamo gli oggetti, però sappiamo che stiamo comprando, perché la media e comunque il trend è up. Non mi chiude, ok? Perché non mi ha chiuso questa operazione? Andiamo a vedere. SPC, oh, allora questa cosa è strana, vediamo innanzitutto se l'SPC mi dà il segnale, no, beh, no. Dovremmo vedere la freccia, la croce, la freccia. No, non mi lavora. Vediamo un po'. Ah, giusto.
Beh, l'errore è mio. Perché? Perché io ho settato un time frame a 15 minuti e sto facendo un test a 5 minuti. Ora, se io non ho lo storico completo di tutti i minuti, lui non me lo considera. Ok? Quindi sono costretto a fare dei test in linea, ad esempio 15 minuti, devo mettere 15 minuti, che altrimenti io non ho i riferimenti. Quindi ricarico il test, facciamo correre e vediamo se segue ciò che noi gli abbiamo detto. Che gli abbiamo detto di fare, ovviamente. Quindi lui adesso aprirà solo long, solo posizioni long, perché si trova in una condizione up. Di conseguenza andiamo a vedere se lui fa esattamente ciò che gli abbiamo detto. Entra quando lui supera i 3 punti, eccolo qua, vedete? Della barra precedente, perlomeno abbiamo voluto così e così lui lavora. Poi gli abbiamo detto che deve chiudere nel momento in cui cambia, quindi torna giù. Siamo arrivati al 2 agosto 22:45, esattamente. Facciamo il 3, facciamo il 4, vediamo se trova il 3. Mettiamo il template. Adesso deve chiudere nel momento in cui mi va giù, non chiude, ah sì, ecco qua, chiuso, appena è cambiato, perché io all'SPC gli ho dato niente, ok, 15 minuti, un canale di 5, vediamo se questo riferimento, sì, il riferimento è giusto, e comunque lui sta facendo esattamente quello che gli dico io. Ora però vorrei che lui non mi dovrebbe aprire qua nella fase superiore, no? Adesso lui mi sta aprendo esattamente come voglio io e mi chiude come voglio io, cioè mi apre solo posizioni short quando io sono down, mi chiude quando mi passa dall'altra parte, ok? Quindi quando l'SPC mi dice di chiudere. E nel momento in cui io però mi trovo in questa zona, tanto per intenderci, ad esempio, non voglio che nella mia strategia apra, quindi io devo fare in modo che quando arrivi in questa zona lui deve essere flat, ok? Come posso fare? Ad esempio, potrei aggiungere un SPT, un altro moving average, sempre trend, in questo caso gli do un valore di 176 consecutivi, però anziché essere 30 lo faccio un po' più veloce, magari lo faccio 7, in modo tale che lui mi arriva prima che con un canale di 0, senza canale, anzi mettiamo 1 per l'esattezza. Quindi cosa vuol dire? Cosa gli ho detto? Gli ho detto che nel momento in cui, vedete, adesso è flat perché io ho, adesso ve lo faccio vedere, metto un altro moving average, ok? Abbiamo detto da 7, con un livello pari a 1,10, ok? Vedete? Beh, oddio, è un po', facciamo uno zoom. Lui adesso è flat perché gli ho dato 5 minuti e gli abbiamo detto che vabbè, 15, ok. Allora, MA, beh, minuti, perché non lo prende? Ah, perché forse fa parte del, perché se è del template, no, me l'ha preso, ok, scusate, colpa mia, ok. Adesso sono short, short, adesso nel momento in cui mi passa sopra, vedete, è flat, lui mi conta flat perché ha passato, no,
direttamente la media più veloce, in modo tale che io riesco ad intercettare una zona flat. Quindi in questa zona ad esempio lui non aprirà, ok? Aprirà solo quando io avrò tutti e due, eccolo qua, così, entrambi in una condizione di short. Quando ad esempio in questa zona qua sarà flat, lui non aprirà, e quindi di conseguenza qui, nel momento in cui io sono flat, andrò in ribasso e questo in rialzo sarà flat, io qui non aprirò nessuna posizione, ok? Mi assicuro almeno che non vengano aperte posizioni. Oppure potrei utilizzare tante altre tecniche o strategie. Questo è un modo per, come dire, studiare una strategia. Io parto da un presupposto, da una logica, da quello che voglio fare, e la vado a costruire, ok? Ciò ho gli strumenti, ovviamente dovete imparare a utilizzare i plugin, sapere a cosa servono e come vengono utilizzati. Se avete delle domande fatemele, io ve le dico, e di conseguenza avete la possibilità di strutturare la vostra strategia in automatico. Voi, senza conoscere un solo linguaggio di programmazione, riuscite a costruire il vostro robot, ok? Questo è il potenziale del framework a plugin. Vabbè, io adesso mi fermo qua perché credo che oramai sia chiaro il fatto che lo studio di una strategia parte tutto da un'analisi fatta su un grafico. Quello che io voglio lo devo fare, ok? Ok, l'ultimo accenno per rinfrescare la memoria su questo parametro, che potrebbe crearvi problemi ma è molto potente. Questi parametri vanno utilizzati in concomitanza se voi mettete ad esempio un SPO e selezionate una modalità continua, quindi continua. Questo vi creerà una griglia più o meno esponenziale, ok? Quindi questo è molto importante, è uno strumento potente che però, se non sapete utilizzarvi, creerà problemi. Quindi se non utilizzate continuum, qua mettete no e zero. Se utilizzate continuum perché volete un'anti-martingala e volete aprire costantemente in un movimento ben definito, allora dovete utilizzare questi due parametri, ok? A posto. Come sempre, io vi do l'appuntamento al prossimo video e vi ringrazio per i vostri contributi e i vostri incoraggiamenti.